Benvenuti amici, io sono Sapimpos, oggi torniamo su Buona Pizza, Grande Pizza, giorno 61 del capitolo 2, presumo che oggi sblocchiamo il capitolo 3. In teoria, in pratica, l'avevo detto già l'altra volta, però ancora non è successo, quindi presumo che oggi sbloccheremo il capitolo 3. Iniziamo subito sperando che la gente, questo l'abbiamo visto l'altra volta, il tizio, il buon tizio che si è fregato tutti i soldi, è diventato una persona importante. Questo è il senza tetto. È diventato una persona importante. È diventato CEO quello. Con i miei soldi, tra l'altro. Zitti, zitti, vediamo se ricaviamo qualcosa pure noi. Discuteremo di come Zazum, si chiama Zazum il pizzapedia evidentemente, consegna pizze con amore ed efficienza. Però io un soldo ancora non l'ho visto. L'importante è che lui sia diventato qualcuno e io sono sempre povero come le scimmie. Quello, l'importante è quello. Più tardi, forza, vediamo. Vediamo se si presenta. Ok, questo l'abbiamo visto, innaffiamo la piantina. I miei compagni riferiscono che hai superato tutti i test, ma i Salsayers hanno previsto una pizza trascendente. Che cosa? Se sei il prescelto, scoprirai come. Faccio la pizza a caso, probabilmente. Allora, uno, il servizio è disastroso. Due, non equilibrata. Ma che, io chiudo la pizzeria, io non ne posso più di sto postaccio. Vado a fare il barbone, così divento sì io pure io. Allora, per favore, riscattiamo il risultato di scuoti. Ok, si è rotto il tablet, va bene così? Pizza in. Termina il capitolo 3 per sbloccare. Vabbè, quello ce l'abbiamo. Niente, se sei il prescelto scoprirai come. Siccome io non sono il prescelto, 6 dollari. Con 6 dollari io gli faccio una margherita scrausa. Praticamente. Vediamo. Adesso mi dirà. No, non hai superato la prova. Ritenta, sarai più fortunato, brutto esempio. Forse ci vuole pure il basilico, non lo so. Vediamo, gli vado a tagliare. Non gli piacerà sicuro una margherita. Ma manco per niente. Te ti piace? Hai sfornato una buona pizza. Anzi, una grande pizza. Preparati a creare una pizza trascendentale. Fatto comunque. Mi aspettavo qualcosa di più difficile. Allora, riscuoti. Fatto. Forse abbiamo sbloccato il capitolo 3, mi sa. Prenderò una pizza completa e comincia il mal di gola, sicuro. Solo tagliala a metà, per favore. Completo, tutto, vuole tutto, ragazzi. Cominciamo con un 2, 3, 15. Non ne posso, perché adesso tutti chiedono tutto? Ah, cominciamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. Gli ho messa sul cornicione, va bene così? Va bene uguale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Morale del video, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. Pure l'ananas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ormai li metto a caso io. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non ne posso più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. E me ne sa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. Mal di gola, mal di gola. Allora, tagliata a metà. Va bene, ci pensa il mio tagliatore di fiducia. Fatto, andiamo a tagliare a metà. Andiamo a incartonare e andiamo a servire. Adesso no, sono andati ingredienti sul cornicione. Distribuiti in maniera un po' più regolare. E addirittura ti toglie tutti i soldi. Ma io non ci posso credere. Noce reali, taglia a metà due volte. Quindi vuole tutto pure questa. Ce l'hai mi dà il mal di pancia. Dammi tutto tranne il mal. Io disinstallo il gioco, raga. L'impasto intera, taglia in quattro fette. Adesso tutti i clienti che vogliono tutto. Io mi sono rotto le scatole di fare 1-2-15 per tutto il video. E ricominciamo. Distribuzione ingredienti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Va bene così? Mamma, andata a funghi, va. 3 days later. È 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 6, pure 16 te ne metto. Basta che ve ne andiate dalla mia pizzeria. Basta, io di sti clienti non li voglio più. Una semplice margherita ormai non è più di uso comune ordinarla, no. Adesso ti ordinano la pizza orribile, che vogliono tutto, tutti gli ingredienti della tua pizzeria. Allora, sembra migliore della pizza di Alicante. E mi fa piacere, signor, dopo mezz'ora che impiego per farle. Voglio una pizza che sia metà marinara salata e metà marinara fruttata, ma non voglio nessuno degli ingredienti della pizza sagnolè. Questa si ripete sempre. Mezzo olive acciuga e mezzo olive peperoni, sanno di canzasi, c'è prosciutto cotto e pancetta, ma senza peperoni. Va bene, va bene.
pomodoro, mozzarella, olive, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16. Andiamo qua. Mettiamo le acciughe da un lato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E poi salame, salsiccia, peperoni, ananas, prosciutto cotto e pancetta. Voilà, le saison fait. Allora, peperoni e ananas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salsiccia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Prosciutto cotto e pancetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E pancetta qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fatto. Cambieranno mai i gusti dei clienti? Ormai chiedono sempre le stesse pizze. O completa o questa qua, marinaio fruttato, salame ingarbugliato, eccetera, eccetera. Andiamo a tagliare e via. Cotta, incartoniamo e serviamo. Sì, né più né meno. Sì, va bene. Salve. Sto avendo un luau, ma non voglio una pizza tradizionale hawaiana. Voglio tre delle tue pizze marinaio fruttato. Questo vuole tre. Mezza, una piccante, salsiccia, prosciutto cotto e pancetta su una pizza insieme alle olive, peperoni e ananas. Tre maialine, ne vuole tre di queste. Bene, alle 8 di sera, benissimo. Allora, andiamo a stand, 1, 2, 3. 3, allora, pomodoro. Stavolta non sbagliamo il pomodoro alla fine, perché non mi prende il touch. 3, salame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16. Salsiccia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16. Poi pancetta, marico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16. Insieme a olive, peperoni e ananas. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16. Peperoni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16. Perché qua se non gli metti gli ingredienti contati si lamentano. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Che? Non l'ho messo, ma come? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16. E l'ananas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16. Questa è pronta, inforniamo. 1, 2, 3. E dai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16. E inforniamo anche questa. E ananas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16. Fatto. Aspetta un attimo che tagliamo questa. Mettiamo a cuocere quella. Mi sento preso in giro da questi giochi. Sempre e comunque. Incartoniamo, tagliamo. Incartoniamo, aspettiamo l'altra. E la giornata si è conclusa. Già il primo giorno mi sono rotto le scarpe. Incarto e speriamo che non si riprenda i soldi. La pizza qui manca così tanto prosciutto cotto, mi sono scordato. Buono. Io disinstallo il gioco, ragazzi. Sappiatelo. Questo forse è l'ultimo episodio della serie. Allora, abbiamo fatturato la bellezza di meno 5 dollari. Ottimo, ottimo direi. E niente, riparazione il forno che va a funghi. Vabbè, possiamo ripararlo quantomeno. Andiamo al giorno dopo, va, vediamo che novità ci sono il giorno dopo. Ultime notizie, non ci sono notizie. Ecco, ascoltiamo i nostri sponsor. No, non li ascoltiamo gli sponsor, non ce ne freghiamo degli sponsor. Andiamo, vediamo che cacchio è. Si presenta, salve mummia. Sollevato dal decadimento della terra, del nettare radiante del sole, riposa la morte, non può essere assaporato senza una dolce fetta di vita. Due lati equilibrati e resi integri. Ma che cacchio. Allora, è l'enigma della pizza, amico. Non posso riposare finché non ho una pizza che equilibra la vita e la morte. Dovrebbe essere metà vita e metà morta. Con impasto integrale. Intanto mi faccio riscuotere. Allora, riscuoti. Allora, probabilmente vita sono tutte le verdure, morte sono tutte le carni. A sto punto, no? Con l'impasto integrale. Io non mi fa... Dovevo innaffiare la piantina, tra l'altro. Impasto integrale, giusto? Sì, già mi sono confuso all'inizio. Metà vita e metà morte, con impasto integrale. Allora, pomodoro è vivo? Presumo di sì. Quindi pomodoro. Mozzarella è viva? Non lo so. Però, salame tutto dall'alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Salsiccia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Poi, i funghi sono vivi? Probabile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Poi, salsiccia è morta. Salsiccia. Pancetta è morta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'ananas è viva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le acciughe sono morte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Poi il prosciutto è morto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Basilica è vivo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le melanzane sono vive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'ho fatta giusta? No, adesso mi dirà no, hai sbagliato. Devi ripetere, voglio una pizza morta e una pizza viva. Sappilo, brutto essere, sappilo. Altrimenti io non resusciterò mai più. E chi se ne frega, aggiungerei. Andiamo a tagliare. Serviamo la nostra mummia di fiducia. La profezia. L'esistenza. L'appetito. La faccia di capra che sei. Non soddisfatta. Buono, perfetto. E ricominciamo il giorno. Quindi come cacchio la vuole sta pizza? Non hai aiutato Pepertiti. Fai la pizza giusta, amico. Allora, dammi più indizi. Non posso riposare. Questo c'è, me l'hai detto. Ananas, appesa nel cielo, assorbe la luce del giorno. Funghi, abitano nella terra e si nutrono del decadimento. Ananas e funghi, allora. È la morta. Non l'ho capito. Allora, l'ananas è quella viva. I funghi sono quelli morti. Allora, pomodoro. Mozzarella. La bolla integrale, no? Sì, boh. Buttiamola. Aspetta. Adesso 3 ore per fare sta stupidata qua. Buttiamo la pizza. Impasto integrale. Pomodoro. Mozzarella. Poi. I funghi dice che sono morti. Li mettiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E l'ananas da un lato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ti piace così? A me sembra morta sta pizza, in ogni caso. Vabbè. Ovviamente mi dirà che è sbagliata, perché via via che è sbagliata vi dirà dei suggerimenti sulle cose da aggiungere. Proviamo. Tac e tac. Allora, che mi dice, signor? Ah, hai adempiuto. Buono. Che profezia ha predetto. La trascendenza assaggiato, la mia esistenza saziata. Mi allontano felice. Buono, mi fa piacere, signora mummia. Quindi mi sa che il capitolo 3 l'abbiamo sbloccato. Ok, andiamo a riscuotere i dollaroni. Dollarini, più che altro. Riscuoti, riscuoti, riscuoti. Le ce son fè. E poi la piantina innaffiata. Ok, una pizza con cipolla, una pizza con peperoni, una pizza con i funghi. Salsiccia su tutti e tre. Falle super croccanti. Ok, cipolla, peperoni, funghi e salsiccia. Vabbè, falle super croccanti. Allora, 1, 2, 3, pomodoro, pomodoro, mozzarella, salsiccia su tutti e tre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, cipolla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, peperoni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, il terzo che era? Funghi, funghi, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Andiamo a cuocere. Farle super croccanti pure. Quindi dobbiamo cuocerle 2 volte. Intanto queste le mettiamo. Dai che ci va. Che ho il forno buono io, forse. Andiamo a rimettere. Tac. Vai che ci va. Vai, va, vada, vada. Tac, quella è pronta. Andiamo a infornare questa. Inforna questa, faccio di capo. Taglia. Serviamo. Ok, taglia, taglia, serviamo e andiamo a ricuocere quella crosta super croccante e via. Vediamo, ogni volta è un dramma, sto gioco è un dramma, ogni episodio è un dramma. Non è più un gioco, io mi sento più infastidito di Clash Royale. Andiamo a tagliare e via, incartoniamo e serviamo, che le piace, oh. Mi ha fatto ballare lo stomaco. E meno male che non le ballano altre cose, signor. Meno male che è solo lo stomaco. Voglio mangiare un ananas sotto il mare. Non tagliare la pizza, però, per favore. Ananas, pesce e frutti di mare. Non tagliarla. Va bene. Allora. Pomodoro, sole, mozzarella, pesce. Dov'è qua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16. Basta. I frutti di mare non ce li ho. E mi sono scordato l'ananas. Andatene tutti a funghi. Dai.
pomodoro, mozzarella, pesce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. E niente, quella la butto. Che vole... Ma la mangio io, però non posso farlo. Quindi la butto. Ma guardi, io non ci posso credere. Io questo gioco, basta. Basta, vi prego, basta. Andiamo a tagliare. Non lo voglio tagliare. Meno male che c'è il mio tagliatore di fiducia che ascolta. Serviamo. Cosa c'è? Pizza, sei bellissimo. Sì, sono d'accordo. Andate a funghi tutti quanti. E si va al prossimo. Salve. Una con mozzarella. Molto semplice. Oh, finalmente una pizza semplice. Basta, solo mozzarella. Va bene così. Una margherita. Ma è mozzarella. Ma è tanto chiedere tanto nella vita, no? Semplice, con mozzarella, stop! Non ci dovete mettere 8 kg di ingredienti sopra una pizza. Altrimenti che mangiate ingredienti con la pizza. Non mangiate una pizza. Allora, tac, andiamo a tagliare, andiamo a servire. E lei ci sono febbre qua. Oh, sono senza parole, una pizza fantastica. Una volta ogni tanto. Andiamo al prossimo. Salve, signora. Vorrei una pizza per aiutare a diminuire il rischio di malattie cardiache, diabete di tipo 2, obesità e alcune forme di cancro. Con basilico. Forse dovrebbe escludere la pizza, però... Vabbè. Che cosa? Volevo dire, solo impasto integrale con basilico. Oh. Ancora più semplice la prima. Vabbè, la mozzarella sempre e comunque, no? Presumo di sì. Una margherita con il basilico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 16. E via. Tac. Margherita. È tanto dire margherita con basilico. Oppure. Niente, margherita, si chiama come margherita con basilico. Non è che si chiama una pizza dimagrante, no. Semplice, semplice. Allora, mangio integrale 2, tenga. Non mi aspettavo niente di speciale, invece che bella sorpresa. E mi fa piacere, signore, mi fa piacere. Forza al prossimo, intanto riscuotiamo, riscuoti una singola in difesa. Salve, una pizza metà carne e metà vegetariana. Oh, e metti il pesto, vabbè. Lo chiedo sempre ormai, che cosa mi fai venire? Well, one side with all meats, the other half with veggies, fruit and mushrooms. E lo voglio per il pesto. Questa è metà inglese, metà ciccio pasticcio. Va bene così. Impasto, pesto, pesto, mozzarella, metà con le carni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Di carne, il pesce lo vuole, che cacchio ne so adesso. La salsiccia l'ho messa, sì. Il pesce glielo metto, chi se ne frega. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E poi tutto verdure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vabbè, olive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Poi che c'è? L'ananas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Basilico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E melanzane. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fatto, fatto. Le Jason Fe, la vuole di cotta due volte, no? Con il pesto, messo pesto. In teoria dovrebbe piacergli al faccia di capra qui. Adesso dice, no, io le acciughe non te le avevo chieste. Io, puff, in faccia, al solito. Mi dica, buon uomo, le piace? Oh, spero che questa pizza non finisca mai. Meno male, ci ho messo le acciughe. Fatto, giornata conclusa con un guadagno di... $60, forza, abbiamo recuperato quella che abbiamo perso all'inizio, praticamente. Vabbè, andiamo alla prossima, vediamo cosa ci aspetta la prossima. Ma in teoria abbiamo sbloccato il capitolo 3, no? Giorno dopo. Pizza news. In conclusione, stranamente, come era scomparso Pepper... Vabbè, questo non me ne frega niente. No? Quali misteri si nascondono nel passato alla pizza? O cosa riserverà il futuro? Credo che lo scopriremo presto. È tutto per oggi. Allora, siamo già al capitolo 3, oppure... Siamo al giorno 63, quant'era? Comunque, c'è novità? No, non vorrei... Ne vorrei una alla salsiccia senza... Non c'è novità, quindi io esco. Me ne esco. Yes. Capitolo 3 ancora bloccato. Sblocca tutti i condimenti e supera tutte le prove amministrative per... Niente, ancora il capitolo 3 non si è sbloccato, ragazzi. Siamo al giorno 63 che affronteremo al prossimo video. E andiamo avanti così, fino a quando si sbloccherà qualcosa in questo gioco. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto c'è un bel like, iscrivetevi al canale se siete iscritti, attivate la campanella. E per oggi è tutto, al prossimo video.